Allora, l'emendamento 6.127 riguarda gli immobili della Banca d'Italia, perché con un'operazione molto astuta è stato fatto uno scorporo di ramo d'azienda, costituendo la CTF, che è un'azienda di diritto privato, laddove la Banca d'Italia era un istituto di diritto pubblico, e le sono stati conferiti gli immobili della Banca d'Italia, che sono solo 6.500, quindi poca roba. Allora, lo statuto della Banca d'Italia tutela i trasferimenti di immobili per valori superiori a 1 milione di euro, e non sono certo tutti i 6.500. Perché è importante questo emendamento? Questo emendamento dice: il frutto della cessione deve andare nelle casse dello Stato, perché attualmente non è chiaro nelle casse di chi dovrebbe finire, cioè se il conferimento deve copiare l'azionariato attuale della Banca d'Italia, finisce diviso proporzionalmente alle banche private che detengono le quote del capitale, che sappiamo come sono distribuite. Allora, qual è la questione? La questione è che immobili, esattamente come le riserve valutarie, sono frutto di una posizione dominante, sono state accumulate mediante il signoraggio bancario, che è quel meccanismo con il quale si crea moneta dal nulla al solo costo o della materia prima, quando devo stampare materialmente il biglietto di banca, o del click elettronico, quando creo moneta dal nulla, i famosi diritti speciali di prelievo. Allora, siccome questo capitale è stato accumulato in nome e per conto del popolo italiano, sfruttando la posizione dominante e il monopolio nel battere moneta della banca centrale, è corretto che i proventi di queste alienazioni vadano al popolo italiano. Quindi quello che noi chiediamo è, al di là delle operazioni di alienazione che sono connesse con le operazioni che devono essere fatte sul mercato monetario, come da statuto e come da impegno, perché la Banca d'Italia fa parte dell'eurosistema, c'è un sistema di banche centrali che fanno da ciascuna da polmone di compensazione per le operazioni sui mercati valutari. Se c'è un attacco verso una moneta, le banche centrali sono chiamate di volta in volta a intervenire quando le riserve della Banca Centrale Europea per vari motivi sono già impegnate o non possono essere dismesse. Allora noi chiediamo che, al di là di queste operazioni che devono essere fatte, il resto delle alienazioni venga tutto conferito alle casse dello Stato. Ed è fondamentale. Oltretutto, io vi invito anche a riflettere su una cosa. Noi parliamo di immobili e di soldi, ma dietro a questi immobili ci sono anche le persone che lavorano come custodi, portieri di questi immobili, per le quali persone non si sa nulla. Loro hanno un contratto che è scaduto, non sanno nelle mani di chi andranno, non sanno con che contratto e non sanno con che livello retributivo. Quindi, quando ci sciacquiamo la bocca con la parola lavoro, invece di pensare a strane alchimie per creare nuovi posti di lavoro, cerchiamo di conservare quelli che ci sono, perlomeno tuteliamo i diritti di persone che da un momento all'altro non sanno più dove andranno a finire. Grazie.